Bentornati al Consiglio Comunale LIS, il servizio informativo sulle attività del Consiglio Comunale di Napoli, rivolto ai cittadini sordi, con la traduzione nella lingua dei segni italiana. Tra gli argomenti trattati negli ultimi giorni dalle commissioni consiliari c'è l'avvio dell'Agenzia Sociale per la Casa. Si tratta di un importante strumento di inclusione sociale e per questo Monica Buonanno, assessora alle politiche sociali e al lavoro, ha illustrato il progetto nella commissione Welfare. L'agenzia, nata grazie a finanziamenti dell'Unione Europea, darà il proprio aiuto alle persone e alle famiglie in condizioni di povertà, in particolare a quelle che non hanno una casa. L'agenzia ha iniziato il proprio percorso sperimentale con l'istituzione di una unità operativa presso il Servizio Politiche per la Casa. In questa attività il Comune è affiancato da un'associazione temporanea di imprese che si è aggiudicata il bando europeo. I servizi sociali territoriali individueranno i beneficiari degli interventi. Intanto la conferenza dei capigruppo ha stabilito le date delle prossime sedute del Consiglio Comunale prima della pausa festiva natalizia. La prima si terrà lunedì 16 dicembre e la seconda giovedì 19 dicembre. Entrambe le sedute inizieranno alle ore 10 e avranno all'ordine del giorno varie delibere riguardanti variazioni al bilancio di previsione del Comune per gli anni 2019-2021 e la presa d'atto di spese per lavori urgenti effettuati soprattutto in istituti scolastici cittadini. Dal Consiglio Comunale LIS è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento.